Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, ho fatto shopping su Zalando, come avrete intuito dal titolo. Mi sono proiettata già nella stagione praticamente estiva, anche se ancora pieno inverno, però ne ho approfittato, visto che c'erano molti abiti in sconto, specialmente uno che avevo in wish list da tantissimo tempo, ho deciso di comprare qualcosa, provarlo con voi e decidere cosa tenere o cosa rendere eventualmente. Allora, ho già provato tutto e sono molto molto combattuta, voglio anticiparvelo. E prima di iniziare, se vi va di supportarmi, vi invito a lasciare like a questo video e iscrivervi al canale. Ne ho approfittato, anche se i prezzi di Zalando cambiano tutti i giorni, perché già alcuni capi che ho acquistato hanno già un altro prezzo, cambiano gli sconti, cambiano le promo, quindi io vi dirò quanto li ho pagati e qual era il prezzo originale. Il primo pezzo col cui voglio iniziare è un abito del brand Morgan, è un abito che io amo, è un modello di abito un po' serio, classico abito doppio petto, però mi fa impazzire. Era presente sul sito sia in beige che in marrone, e lo volevo marrone, e era in wishlist. A un certo punto è tornata disponibile la mia taglia, anche se Zalando mi consigliava una taglia in più, però a me piacciono molto aderenti questi abiti, ed è un abito doppio petto bellissimo, è tutto foderato, rifinito strabene, ha le mostrine sulla manica con il bottone gioiello, ha tutte le rifiniture in ecopelle nera, e c'è appunto quest'abito che è, si vede che è di un tessuto assolutamente di qualità, marrone. Se non erro, il prezzo è pieno di questo abito dovrebbe essere 80 euro, adesso verifico, e mi piaceva tantissimo. Ha la cintura in vita, anche lei bordata in ecopelle, lunghezza sopra il ginocchio, ve lo farò vedere indossato, e diciamo che è l'abito che mi ha spinto a fare l'ordine, quindi vi do subito i prezzi, il prezzo intero e il prezzo scontato, e vi dico che era presente anche in beige. Se riesco vi lascio nell'info box i link di tutti gli articoli. Allora, di quest'abito ho preso una taglia 42, anche se Zalando mi consigliava la 44, e il prezzo pieno è di 79 euro, attualmente ne costa 65. Io l'ho pagato 55 perché c'era la promo del 15% aggiuntivo, quindi 55 euro. Sicuramente non è low cost, però è veramente rifinito bene. Io volevo proprio averlo in mano per verificare che fosse un capo di qualità. Ed è così, è veramente un capo di qualità. Quando vi arriva lo indossate, si sente addosso che è un bel capo rifinito veramente bene. E per questo ce lo guardiamo indossato. Il prossimo capo ho voluto azzardare perché era scontato solo nella linea Petit, che è quella che veste un po' più piccolo, quindi ho preso una 44, sapendo di portare la 42, ho preso una 44 della linea Petit perché di solito veste una taglia meno. Mi va, l'ho provato, ma è anche un bell'abito, però sinceramente non mi ci vedo, non mi sento comoda. È una cosa anche piuttosto sexy come abito e non me lo vedo. Ve lo faccio vedere. Quest'abito è di Miss Guided, della linea appunto Petit, c'è cioè anche nella linea classica. Mi piaceva tantissimo il verde militare con l'abbronzatura, è un colore che mi piace, molto autunnale, credo di essere un autunno in armocromia, quindi mi piaceva tantissimo. Dietro è molto scollato, è molto sexy.
ovviamente lo vedete così stretto perché semplicemente si allarga e ha la possibilità, è foderato, ha la possibilità appunto, avendo tutto questo drappeggio, ho detto sì, magari va un po' a mascherare qualche difettuccio, insomma non è come il classico tubino in maglina che comunque ti stampa dalla A alla Z. Premetto che in controluce durante la ripresa secondo me mi stampava e lo vedremo tra poco, però in sé per sé non è male come vestito, solo che lo vedo più su una ragazzina, ha la schiena troppo scollata, non mi sento, sono mamma di due figli, non voglio essere bigotta, però non è il mio genere, non è un abito che mi fa sentire a mio agio, è troppo scollato, troppo corto e starei sempre lì a coprirmi, e quindi credo che renderò quest'abito perché non rispecchia insomma il mio canone di vestito indossato, anche se mi piaceva veramente tantissimo. Vi do taglia e prezzo, come vi ho già detto l'abito l'ho preso nella taglia 44, il colore è khaki. L'ho pagato 21,16 euro, il prezzo pieno era di 30,99 euro, quindi è un abito che comunque costa 30 euro, probabilmente lo troviamo simile su Shein e costa la metà. Vi faccio vedere quest'abito indossato. Allora, il terzo abito è un abito molto bello, molto romantico. Devo capire perché ha un piccolo difetto nella zip, quindi spero di riuscire adesso un pochino a sistemarlo, se no dovrò cambiarlo e ricomprarlo, spero che ci sia. Di quest'abito preso, che vi farò vedere, ho preso la taglia 42 italiana ed è del brand Naked, credo che si chiami così, NA-KD. Questo brand peraltro è un brand che mi esce spesso su Instagram come pubblicità e del quale mi piace davvero un sacco la linea. Anche l'anno scorso avevo preso un top che poi ho sfruttato e mi piace molto questo brand, quindi vi invito magari a dare un'occhiata agli sconti perché i prezzi pieni non sono proprio abbordabili. Questo è il brand qua. E questo è l'abitino che mi ha richiamato un sacco la primavera, estate. È un abito che ha lo scollo a cuore, che poi si può regolare. È sul retro, ha il punto smock, quindi molto elasticizzato, e ha per stare su ha il silicone tutto intorno, quindi è comodissimo e rimane su. Qual è la particolarità? È che ha le manichine poi che si infilano ai lati e gli dà ancora questo tocco, già la fantasia la trovo comunque sbarazzina, romantica, estiva, e insieme a questa manichina lo vedo ancora più estivo. È rifinito molto bene, è tutto foderato e appunto devo capire se era un difetto di quando io l'ho provato, la zip adesso sembra, ah no, c'è proprio un buchino qua nella zip, devo capire se si riesce a sistemare. Adesso ci farò smanettare mio marito che è più pratico e sinceramente se non dovessi trovarlo mi dispiacerebbe perché mi piace davvero tantissimo. Ora valuterò se è il caso di fare sistemare solo la zip. Tra l'altro ha il fiocchettino sul davanti e ha i due fiocchettini che si allacciano anche sulle maniche. Molto molto particolare e rifinito davvero bene. Un abito bello, fatto proprio bene, anche lui di qualità. Taglia 42, colore light blu, pagato 21,24 euro, prezzo pieno 49,99 euro, quindi un abito da 50 euro. Spero piaccia anche a voi, mi raccomando, poi vi aspetto nei commenti per farmi sapere se le mie scelte le condividete o meno. Vi lascio al try on di questo abito.
Per quanto riguarda gli abiti abbiamo terminato, adesso passiamo a un completino formato da un pantaloncino e poi ho preso due casacche per vedere quale mi stava meglio. Allora, il pantaloncino è del brand Only, un brand molto economico, ottimo punto prezzo, dovrei avere già qualcosa di questo brand, ed è un pantaloncino di questo color liquirizia, color, il nostro colore, il nostro color cuoio, è molto carino perché scende morbido. L'unico neo è che secondo me si stropiccia molto facilmente, però è rifinito bene. Questa è una taglia M e ha la particolarità di avere appunto la fusciacca che si allaccia in vita, però solo sul davanti, sul di dietro non c'è. Sul dietro ha le tasche solo disegnate, sono finte, quindi ha solo, diciamo, il taglio della tasca, ma la tasca non c'è, mentre ha le due tasche laterali. La lunghezza, devo dire, è adeguata, non è un pantaloncino shorts, è corto ma non viene a raso chiappa, per intenderci. Ed è molto leggero e confortevole. Vi dico un po' i dettagli. Dunque, di questo pantalone la colorazione è definita coconut, preso appunto una taglia M, pagato 9,26 euro, attualmente ad esempio è ancora più scontato, costa 8,19 euro, e il prezzo pieno è di 27 euro, quindi un buon risparmio comunque. E questo qui lo vediamo in abbinato a una maglia di Pinky, perché ho scoperto che Zalando rivende, oltre a tantissimi brand quali Mango, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, anche Pinky. Non lo sapevo e ho trovato appunto questa maglia, che è una magliettina che mi diceva vestire piccolo. Io lo stesso mi sono incaponita e ho preso una XS, prezzo pieno della maglia 19,99. Chiedo scusa, e non è di Pinky ma è di Cash Cash. Scusate, io li avevo tutti e due qui vicino, adesso hanno chiuso entrambi e non mi ricordavo. Cash Cash, che comunque è tipo Promod, Pinky, io li categorizzo un po' in tutta quella linea di negozi. E davanti, allora, è una maglia in cotone elasticizzato, è effetto pizzo sangallo sul davanti, dietro puro cotone semplice, ha la particolarità di avere le spalline ed è molto carina, inserita all'interno del pantalone, sicuramente fine, sbarazzina, non ci crea outfit impegnativi, possiamo utilizzarla in primavera come sottogiacca, sotto un chiodo, sotto una giacca, appunto sotto un golfino, abbinata a un jeans, a un pantalone, trovo che sia il classico capo che possiamo mettere con qualsiasi cosa. E questa qui, adesso vi dico subito, taglia XS, prezzo pieno 19,90 e l'ho presa a 11,89 euro, carina indubbiamente. Vediamo, perché penso, adesso stavo facendo mente locale, penso di avere qualcosa di simile. Comunque vediamo quest'outfit abbinato e fatemi sapere se vi piace. L'ultimo capo che ho acquistato in questo giro di shopping su Zalando, e non vi nego che potrebbero essercene altri perché qualcuna di voi mi ha dato l'idea di far scegliere degli outfit a dei membri della mia famiglia, quindi ci sto pensando se farvi questo video. Fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe fare simpatia, insomma, un video del genere dove magari faccio scegliere un outfit a ogni componente della mia famiglia. E poi vedremo, insomma, se si può fare, se è fattibile la cosa. Comunque, l'ultimo capo è una camicia di Monkey, anche lei, e devo riallacciarla peraltro. È una camicia con il maxi colletto, come vanno adesso. Eccola qui, è smanicata e non mi si allaccia. Ve la farò vedere lo stesso perché comunque mi entrava, però mi tirava tantissimo sul seno. Colpa mia, perché anche di questa ho preso la XS bianca, ha questo maxi collettone, viene appunto crop e l'ho allacciata pure storta, sono un genio. Comunque ha l'elastico sul fondo ma rimane
troppo sopra l'ombelico. Certo, magari prendendo uno o due taglie in più sicuramente ha comunque una lunghezza crop regolare. Credo che appunto con una o due taglie in più sicuramente sarebbe stata molto meglio e avrebbe avuto una lunghezza crop tale da non lasciarmi la pancia di fuori. Comunque ve la faccio vedere indossata, è una camicia in cotone, assolutamente carina anche lei, sbarazzina. Il prezzo di questa camicia è 6,79 euro e il prezzo intero è di 20 euro, quindi costava 20 euro, ho preso la taglia 42, adesso stavo leggendo, però a me qui mi dà EUR 34, quindi probabilmente hanno cannato a spedirmi la taglia dell'articolo. Mi sembrava di essere stata un po' troppo ambiziosa, perché generalmente EUR 34 corrisponde a una 38 italiana, io ho ordinato una 42 italiana. Comunque questo è un errore di Zalando. Appunto, camicia di Monki, 6,79 euro, l'avrei tenuta sinceramente per 6 euro, però mi hanno mandato due taglie in meno, ecco perché insomma la mia autostima era caduta sotto i piedi. Adesso ho guardato che avevo ordinato comunque la 42, ok? Allora ve la faccio vedere anche se è piccolina indossata. Queste sono state le mie scelte per questo giro di shopping su Zalando. Fatemi sapere. I miei capi preferiti in assoluto sono il vestitino di Morgan, quello bellissimo marrone, il vestitino quello con i fiorellini di Naked, non so bene come si pronunci, e anche il pantaloncino di Monki, non mi dispiace, per tutti i giorni d'estate quando fa troppo caldo ci mettiamo sopra una cosa bianca e siamo salve. Quindi aspetto di sapere nei commenti quali sono stati i vostri capi preferiti di questo try on. Io vi lascio il link nell'info box. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video. Come sempre vi mando un bacio gigante. Vi ricordo che vi aspetto su Instagram, sono sempre la donna qualunque. Ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.